One Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? Così al Senato passa in prima lettura il premierato, la riforma voluta da Giorgia Meloni. Le opposizioni sventolano la Costituzione, si ritroveranno in piazza poco distante dal Parlamento, a Santi Apostoli, dove molta sinistra ha manifestato in passato, dove molti cittadini andranno a dire: eccoci, non siamo d'accordo, non vogliamo un premier forte, qualcuno a urlare unità. Intanto la partita dell'Europa è in corso, si giocherà prima del Consiglio del 27 giugno, in cui sono attesi i leader, comunque in gran movimento in queste ore. La Francia invece si agita per le elezioni del 30 giugno, i ragazzi per la maturità di questa mattina, poi sì, c'è Emanuele Pozzolo, lo sparo di Capodanno vicino a Biella, vi ricordate, il deputato meloniano che viene rinviato a giudizio, e c'è il caso quotidiano di antisemitismo che esce ormai a fiotti dalle viscere della destra al potere in questo paese, anche quella piccola. È mercoledì 19 giugno. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Buonasera a tutti, mi scuserei se ho tolto la giacca, ma qua dentro fa abbastanza caldo, perché dobbiamo mettere l'aria condizionata. Noi siamo abituati ai forni crematori. Noi siamo abituati ai forni crematori. E tutti a ridere. La chiamano battuta, si sente in un comitato di Fratelli d'Italia a Manfredonia. È così brutale che verrebbe da non crederci. E invece, a pronunciare queste parole che ridicolizzano la Shoah è Giuseppe Marasco, ispettore ambientale di 65 anni, eletto consigliere comunale della città pugliese e RAS locale delle preferenze, che vuol dire 200 voti per i meloniani. Forse inebriato proprio dal risultato, già 30 anni fa aspirava ad entrare in politica, forse in transagonistica per una promessa di un assessorato. Comunque, mentre il suo candidato sindaco, Ugo Galli, si lamenta del caldo, Marasco non si trattiene e dice: abituato ai forni crematori. Uno si immagina il gelo di fronte a tale gravità, e invece lì, al comizio per il ballottaggio del sindaco, tra altri consiglieri, dirigenti meloniani e persino onorevoli, scatta la risata fragorosa. Scoppia anche la polemica, poi, e Marasco s'affretta a giustificare: non parlavo dell'olocausto, ma del caldo di Manfredonia, dice il generale ora in politica, prima di scusarsi pubblicamente. Fine della storia triste, per ora. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Con 109 sì e 77 contrari, il premierato passa al Senato e Fratelli d'Italia organizza fuori dall'aula un flash mob. Sulle note dell'inno d'Italia, la destra festeggia il primo via libera alla riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Così, mentre i senatori della maggioranza invocano anche il referendum, dicendosi non spaventati dal voto degli italiani sul premier forte, alla Camera vanno spediti i lavori sull'altro. Altra riforma bandiera del governo, il DDL Calderoli. L'autonomia differenziata, che rimane all'esame a Montecitorio fino a mezzanotte, è l'altro grande tema di scontro con l'opposizione. Anche e soprattutto contro questo progetto, che chiama lo Spacca Italia, Elly Schlein porta in piazza tutti i progressisti, perché ora, dice, è tempo per allargare. È una piazza per un'idea diversa del paese, una riforma che vuole concentrare i poteri nelle mani del capo del governo, indebolendo la democrazia, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, e l'altra che vuole spaccare in due un paese che ha bisogno invece di essere profondamente ricucito. La bellezza di questa piazza, con tante bandiere diverse che però sventolano insieme, nel segno dell'unità sulla battaglia contro queste riforme che vogliono stravolgere la nostra Costituzione e spaccare il paese. È una bella partecipazione. Tra selfie e strette di mano, Schlein arriva in piazza Santi Apostoli, a Roma. Qui, ad un passo dalle aule che votano le riforme di Meloni, e
con Bella Ciao cantata in sottofondo. La segretaria Dem unisce chi dice no alle mire della sedicente patriota, come definisce la premier. Ora dobbiamo fermarli, insiste. Su questi punti sono tutti uniti, o quasi. Insieme a lei ci sono anche i due leader di Verdi e Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e una delegazione di Più Europa. Non Matteo Renzi, che ha declinato, così come Carlo Calenda. Sotto il palco, al fianco di Leonardo Donno, il deputato pentastellato vittima dell'aggressione alla Camera, arriva però Giuseppe Conte. Calci e pugni non ci fermeranno, no pasaran, grida l'ex premier. È la prima manifestazione unitaria del campo largo e non c'è spazio adesso per le distinzioni. Dopo mesi di campagna elettorale frecciate, si impone dunque anche un abbraccio fra la leader Dem e il capo 5 Stelle. Quindi resti agli atti. A Roma, fuori dal Parlamento, contro premierato e autonomia, le opposizioni compiono il primo passo. Attenzione. Intanto però, che succede al Movimento 5 Stelle? Lunedì sera a Fiesole, durante il suo spettacolo Io sono un altro, il fondatore Beppe Grillo aveva usato parole taglienti nei confronti di Giuseppe Conte. Non so con Conte come andrà a finire, deve capire che io sono essenziale. Io e Casaleggio eravamo temperamenti diversi, bisticciavamo più volte al giorno, ma abbiamo creato una cosa meravigliosa, aveva detto il garante dei 5 Stelle, riferendosi al risultato elettorale delle europee. Ieri la risposta dell'attuale capo politico: il destino del movimento non è nelle mani di Beppe Grillo, ma nelle mani di un'intera comunità che deciderà del suo futuro all'Assemblea Costituente del prossimo settembre. Questa riflessione è già iniziata. L'Assemblea Congiunta, il Consiglio Nazionale, hanno parlato tutti e quindi abbiamo rinviato per le decisioni a questa Assemblea, ha detto l'ex premier in Transatlantico. Secondo me sulla Metsola non ci sono problemi. Sulla von der Leyen sono ottimista e bisogna che siano tenute in conto le esigenze dell'Italia, questo non c'entra con i partiti. L'Italia non può non avere un vicepresidente della Commissione e non può non avere un vicepresidente con un portafoglio di rilievo, questo deve essere chiaro. Così la pensa il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ma che succede in Europa? È l'altra domanda del giorno. C'è tensione fra i due maggiori gruppi, socialisti e popolari, sulle nomine al vertice delle istituzioni. Dopo il rinvio delle decisioni alla riunione di fine giugno del Consiglio europeo voluto dai leader, prosegue la trattativa. Per il primo ministro polacco Donald Tusk del PPE, l'intesa è molto vicina sulla terna von der Leyen, tedesca, Commissione, Costa, portoghese, Consiglio, Callas, estone, alto rappresentante. Ma Weber, capogruppo dei popolari, e Tajani alzano la posta con il PSE. L'unione è di centrodestra, le nomine ne tengano conto. In Francia e Germania i governi hanno perso, non impongano le scelte. Le Pen intanto chiede ai francesi la maggioranza assoluta per la destra nelle prossime elezioni del 30 giugno, con secondo turno il 7 luglio. Senza non si cambia il paese, non farò il collaboratore di Macron, dice il candidato premier del Rassemblement National Bardella, che stempera le promesse elettorali. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici, una produzione One Podcast.